Sto facendo corso di badanti, corso orientamento al lavoro, corso italiano, anche l'autoscuola. Se no, non mi rilascio questo documento, ripeto tutti i corsi che mi sto facendo adesso. Come sarebbe perdere tutto questo? Malissimo. Lei è Believe, ha 22 anni, ha lasciato il suo paese, la Nigeria, quando ne aveva 17 e da 4 vive a Parma insieme alla figlia di un anno e mezzo. La mia vita qua è bene per me. La sua è una storia di integrazione già avviata. È nello SPRAR, il sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati, e vive in un appartamento gestito dall'associazione CHAC Onlus di Parma. Mi ha aiutato molto per migliorare in più la mia vita, per fare le cose che non riesco a fare prima. Eppure tutto questo potrebbe finire perché con il decreto sicurezza che ha cancellato i permessi umanitari, Believe rischia di diventare un irregolare e di uscire dallo SPRAR. Quando è scaduto il tuo permesso umanitario? Giugno 2018, quando ho sentito questa legge che non esiste più questo documento, mi rimaneva triste perché se io non ce l'ho, mia figlia anche il documento. Il mio sogno è dare un futuro a mia figlia per vivere meglio. Quali sono gli effetti del decreto sicurezza? Ogni territorio oggi si trova ad avere decine o centinaia di migranti che hanno perso o stanno perdendo condizioni di regolarità per rimanere nel territorio, ma non per questo sono spariti. E poi c'è Ishak, originario del Chad, 28 anni. È arrivato in Italia 10 anni fa e da 6 vive a Parma, dove ha trovato un lavoro e una casa. Anche lui aveva un permesso umanitario che è scaduto e che ora non esiste più. Quando è scaduto il documento la mia vita è cambiata il giorno l'altro, perché un clandestino è un gran casino. Io ho paura che perda tutto, lavoro, casa, tutto quello che ho. Che lavoro fai? Adesso al momento diciamo che è venditore. Il mio sogno è diventare un italiano.